Cioè, mi auguro che questo video diventi profetico, ma io sono convinto che Klopp sarà il prossimo allenatore del Napoli. Allora, ragazzi, bentornati ai vecchi, benvenuti ai nuovi. Questo nuovo video era un video che non era in programma. Io oggi avrei voluto caricare avrei dovuto caricare il video su Perez. Che ormai ci siamo, però questo video, ragazzi, il video su Perez lo spostiamo a domani, visto che il buon Mazzari non parlerà domani. Vabbè, lasciamo stare. Quindi, domani video su Perez. Oggi volevo fare questo video che è un po' improvvisato, sarà abbastanza veloce, però questo è un video di speranza. Ecco, chiaramente lo capirete dal titolo di cosa parliamo in questo video, però questo è un video speranzoso, è un video che mi auguro tra 5-6 mesi di ripescare, di tirar fuori. Mi auguro che questo possa diventare un video profetico in vista della prossima estate. Ragazzi, in questo video voglio parlarvi brevemente di una cosa scioccante che è appena uscita, che è appena successa stamattina. Un annuncio shock, che è questo. Allora, con calma. Con molta calma. Io quando ho letto questo tweet mi è venuta la pelle d'oca. E voi direte: sei un coglione? Probabilmente sì, probabilmente. Però, come si dice, sognare non costa nulla. Faccio una premessa molto importante, ragazzi. È molto difficile che venga a Napoli. È molto difficile. E io questo video non lo voglio fare con l'intento di illudervi. Non voglio illudere nessuno. Ognuno è libero di pensare quello che vuole, siete liberi anche di prendermi per il culo, fate quello che volete. Io però questo video lo voglio fare perché secondo me c'è una piccolissima speranza di vedere Klopp a Napoli. Innanzitutto, ragazzi, Klopp è un allenatore che secondo me in una piazza come Napoli sarebbe perfetto per come è fatto lui, per il modo in cui, diciamo, per l'uomo che è. È un allenatore che dal punto di vista delle idee, della filosofia, è molto moderno. Poi è un allenatore che comunque ha affrontato varie volte il Napoli in Europa. È un allenatore che ha sempre speso parole positive per Napoli. È un allenatore che secondo me ha un'idea di gioco che si sposa bene con la rosa che abbiamo oggi. Klopp è quello che ha inventato il Gegenpress, ok? Quindi secondo me le sue idee si sposano bene con la rosa che abbiamo a disposizione. Molti, cioè, diciamo, da quando è uscita fuori questa notizia di che Klopp lascia il Liverpool, ovviamente si sono cominciate a fare tante ipotesi sul Napoli, perché il Napoli, ragazzi, è una squadra che effettivamente non ce l'ha l'allenatore, perché Mazzarri se ne andrà via a giugno, quindi a giugno è una panchina libera. Klopp, diciamo che è uno di quegli allenatori che tecnicamente, teoricamente, sono fuori portata per il Napoli dal punto di vista economico, perché Klopp è un allenatore che chiede tanti soldi, diciamo, come stipendio di base, e poi è un allenatore che sul mercato chiede un certo tipo di giocatori. È inutile che vi fate i film, perché tanto Klopp non verrà mai, perché è un profilo di allenatore che non è da Napoli. Io però premo forte su una cosa: esiste un precedente, che è quello di Ancelotti. Prima che arrivasse Ancelotti, tutti quanti, me incluso, dicevamo: è impossibile che Ancelotti venga a Napoli perché costa troppo. Però poi Ancelotti è venuto effettivamente a Napoli e prese comunque un ingaggio che per il tempo, per un allenatore a Napoli, era abbastanza alto, tipo mi pare 6 milioni, una roba del genere. Però è arrivato, è stato sfatato con Ancelotti quella frase che dice: certi allenatori a Napoli non verranno mai perché costano troppo. Perché non è tanto l'aspetto economico è il problema, perché Klopp non è un allenatore che va dove gli offrono più soldi. Klopp è un allenatore che guarda il progetto. E poi, ragazzi, se vedete bene, Klopp è un allenatore che quando va in una squadra ci sta per tanti anni. A Liverpool è stato 9 anni, e in 9 anni ha vinto il campionato, ha vinto la Champions League, ha fatto un'altra finale di Champions League che ha perso. Degli obiettivi importanti, quest'anno probabilmente lotterà fino in fondo per l'Europa League. Ha fatto una finale di Europa League al tempo, c'erano ancora Sturridge, Balotelli nel Liverpool. Quindi degli obiettivi importanti con Liverpool li ha portati. Quando
Klopp arrivò al Liverpool, non era il Liverpool di oggi, era un Liverpool che era in molta difficoltà ed era un Liverpool che lottava per le zone basse dell'Europa. È grazie a Klopp che il Liverpool è tornato a essere un club di primissima fascia, ok? Quindi secondo me, e ripeto ragazzi, questo è un video che faccio più per il mio punto di vista, non voglio illudere nessuno, lo ripeto, però Klopp secondo me a Napoli ci verrebbe per il progetto. Poi sui soldi ci puoi trovarla la soluzione. Perché poi, ragazzi, cioè, secondo me De Laurentiis un tentativo lo farà. A prescindere poi da quello che diranno tutti quanti. Per me il tentativo lo fa. E secondo me il Napoli, dal punto di vista economico, sta messo abbastanza bene. Non naviga nell'oro, però sta messo bene. E secondo me il sacrificio per Klopp lo fa. Lo farebbe, ecco, per un allenatore come Klopp lo farebbe, secondo me. Ora, diciamo, cosa importante da dire è che tutti quanti, no, dicono allenatore top vuol dire mercato top. Quindi, se tu prendi Klopp, devi prendere dei giocatori che costano assai, che sono importanti, in ingaggi stratosferici. E io pure qua mi affido al precedente Ancelotti. Perché, ragazzi, io vado, se noi andiamo a vedere la finestra 18-19, che è quella dove arrivò Ancelotti. Io come acquisti vedo Fabian Ruiz, 30 milioni. Vabbè, Verdi lasciamo stare, Malquit lasciamo stare. Carlos Vinicius, Ciciretti, Younes, Ospina preso in prestito, Karnezis e Meret presi dall'Udinese. Questi sono tutti acquisti che non sono acquisti top. No, perché Fabian Ruiz era un giovane che veniva dal Betis. Ospina era un colpo, diciamo, di buon livello, ma non era un top incredibile. Meret era un giovane dall'Udinese. Malquit e Verdi, lasciamoli stare. Qui non era un mercato da Ancelotti, ok? La stagione dopo si compra Lozano a 45 milioni. Hai preso Manolas, che non era un top incredibile all'epoca. Magari per la Serie A sì, ma non parliamo di top a livello mondiale. Hai preso Elmas, che era un giovane dal Fenerbahce. Hai preso Petagna, che di certo non era un giovane. Hai preso Di Lorenzo, che veniva dall'Empoli. Hai riscattato Ospina. Con Ancelotti il Napoli non ha fatto un mercato da top club mondiale. Ha continuato, diciamo, ha proseguito sulla sua linea, ovvero quello di prendere i giovani e poi valorizzarli. Mischiati poi a dei colpi un po' più di esperienza, tipo Manolas, tipo Ospina. Però di base è sempre prevalsa la linea societaria, cioè prendere i giovani con potenziale. Se voi guardate anche il mercato del Liverpool, no? Ora, ovviamente facendo le dovute proporzioni, però il Liverpool non mi pare che abbia preso in questi anni dei top mondiali già affermati. Lasciate da parte i prezzi, ok? Io vi parlo del profilo. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch, Darwin Núñez, Gakpo, Fabio Carvalho, Luis Diaz, Konaté, Diogo Jota, Van Dijk al tempo, Salah al tempo, cioè sono tutti Fabinho, sono tutti Keita, sono tutti giocatori che quando sono stati comprati, non erano già dei top mondiali affermati, erano dei giovani o comunque giocatori che avevano fatto vedere belle cose, che però non erano dei top, ma sono giocatori che sono diventati giocatori importantissimi e mondiali. Cioè Salah, ragazzi, è diventato un giocatore mondiale grazie a Klopp. Cioè sono giocatori che sono nati giovani e sono grazie a Klopp diventati dei top mondiali. Quindi Klopp, secondo me, potrebbe essere anche un allenatore che sposa perfettamente la linea societaria del Napoli, cioè prendi il giovane e in mano a lui può diventare un giocatore da top club europeo. Cioè, per me, ragazzi, Klopp è proprio l'allenatore perfetto per venire a Napoli. Questa cosa che lascia Liverpool proprio a fine di questa stagione, cioè nella stagione dove il Napoli, tu sai che l'anno prossimo non avrà la panchina sicura, mi sembrano proprio gli astri che si stanno allineando, vi dico proprio la sincera verità. Cioè, mi auguro che questo video diventi profetico, ma io sono convinto che Klopp sarà il prossimo allenatore del Napoli. Sono consapevole che alla fine probabilmente non arriverà, ma non è che se poi arriva Paladino dico ADL out, ADL se è un maiale, se è un A16. No, perché so che Klopp è difficile da prendere, però per me, ragazzi, è un profilo
che sotto tutti i vari aspetti si sposa la grande. L'unica cosa su cui ho dei dubbi è il fatto che possa durare più di 3 stagioni, perché con De Laurentiis difficilmente duri assai. Quindi ragazzi, questo è il mio parere, ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere la vostra. Secondo voi Klopp può arrivare a Napoli? E detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ci vediamo domani col video su Perez, e sempre e comunque, forza Napoli!